questo è un appalto che è nato strisciando all'inizio degli anni 90. Poi cosa succede? Succede che la Corte dei Conti subentra e dice ma non puoi farli così, perché a questo punto invece di passare dall'appalto avrebbero dovuto assumervi tutte e tutte tramite agenzia interinale, perché è chiaro che a quel punto si sta facendo intermediazione di manodopera ed è successo per anni in questo posto. Tornano a discutere sul loro futuro i bibliotecari Coop Culture e CAEB. Con l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi bibliotecari dell'Università di Torino era previsto un adeguamento dei contratti. Da quello del commercio si è passati al Federculture, il più idoneo al personale addetto alla cultura. Tale contratto però è stato applicato senza tenere conto delle mansioni svolte e partendo dal livello più basso, comportando salari ridotti, condizioni economiche problematiche per tutti i lavoratori e variazioni che impattano anche sulla qualità dei servizi. Tutto questo perché, per garantirsi l'aggiudicazione, è stato offerto un ribasso del 10% sulla base di gara. Stiamo parlando di circa 900.000 euro su una base di gara di 8.950.000 euro più IVA. Noi lavoriamo a livello politico per la Coop Culture e Codes prima da sempre. Il loro ringraziamento qual è? 10% di sconto? 10% di sconto? Di ribasso? Chiamalo sconto? 10% di ribasso? E dopodiché ci dicono, voi uscite così la domenica e il giovedì ci ritroviamo un'altra cosa scritta sul contratto. Non è un dialogo tra soldi, è un dialogo con degli infami. Perché io non sono più arrabbiato che non grido più, ma con me hanno totalmente ucciso il mio rapporto di fiducia nei loro confronti. Sono degli infami. Per come si sono comportati, ci hanno preso per i c***i. Per cui io non andrò mai all'università a dire mi devi dare del denaro. Mai, perché l'università i soldi l'hanno messi. Ciao a tutti. Chiedere a voi come viene gestita questa situazione nelle vostre biblioteche. Da noi semplicemente hanno chiuso i servizi senza nessun problema. Loro, un gruppo di colleghi si occupava di referenza avanzato, quindi facevano una consulenza bibliografica più approfondita agli utenti sottotesi e sostanzialmente il servizio è stato chiuso con un messaggio sulla posta elettronica, un risponditore automatico che diceva fino al 10 di aprile il servizio è sospeso, siamo al 16, non se ne sa nulla. Noi al bancone dobbiamo fare i vaghi, nel senso che se qualcuno ci chiedesse qualcosa, fingiamo che ci sia caduta una penna o non so, facciamo così, e abbiamo semplicemente dovuto togliere dal bancone i volantini che pubblicizzavano questo servizio. No, io volevo solo dire una cosa, voi avete fatto un volantinaggio al CLE. Io avevo pensato, e poi chiedo quali siano le eventuali conseguenze a livello di repressione della cooperativa all'esterno della biblioteca, di prendere questi volantini e ognuno nelle nostre biblioteche distribuire ogni tanto questi volantini che comunicano la nostra situazione. Perché la comunicazione su un lavoro come il nostro, che è un lavoro di servizio, è un dato assolutamente fondamentale. E ricordatevi che comunque, perché di sgarbi in questi ultimi anni ne abbiamo subiti. L'ultimo anno ci siamo trovati il rettorato chiuso e ancora nel corso della discussione del capitolato siamo andati sotto la RAI e hanno rifiutato anche solo di mandarci una squadra, un cameraman a riprenderci. E abbiamo a che fare con due cooperative che nel loro campo non sono esattamente le ultime in quanto a piccolo potere che riescono a gestirsi. So se quando venne a dirmi in maniera gentile che me la stava mettendo nel in quella situazione lì, mi disse che poi la cooperativa avrebbe iniziato una campagna per diventare soci. E incredibile, se diventiamo soci potremmo avere i ticket. Wow, cioè delle cose che io 40 ore avrei diritto già di avere, lo posso avere se divento socia. Ora, vanno bene tutte le nostre forme di protesta, cioè, però io adesso a questo punto mi spero che effettivamente ci sia questa proposta di diventare soci. E io chiaramente non diventerò socia e continuerò a pagarmi il mio panino 9 euro con i miei soldi. Comunque, detto questo, non posso fare sciopero. Ve lo dico proprio, cercherò di attuare altre forme di protesta,
ma considerate, è vero che chi ha il tempo pieno guadagna di più, ma paga di più. E io giovedì ho fatto uno sciopero, 9 ore, ho perso molti soldi, ma lo so, è un discorso che non ha senso dire, brutto, fa schifo, datemi della crumira, quello che volete. Il dolore al fondo schiena me lo sento, ve lo giuro, sono consapevole delle ingiustizie, però per me veramente diventa un impegno insostenibile. Già ho un taglio di ore perché ne lavoro 40 e me ne pagano 37, chissà quando le vedo. Io ad aprile guadagnerò quasi niente. Io sono disponibile ad abbracciare qualunque delle alternative si scelga, o farò sciopero di una giornata o farò sciopero in chiusura. Per quanto riguarda invece la proposta di diventare soci e di opporre resistenza alla proposta di diventare soci, non lo puoi fare, nel senso che io quando sono diventata dipendente di Codes non ero socia. Mentre i miei colleghi che erano dentro erano già soci e io ho resistito finché ho potuto. Sono passati 2 o 3 anni e mi hanno fatta diventare socia per forza, quindi non cioè sì, si può fare resistenza, ma poi a un certo punto la mettono in un modo che non puoi più sottrarti. Ad aprile anche il mio stipendio sarà molto basso, credo di tutto, per quello di tutti probabilmente. Guarda, io per me faccio anche una settimana di sciopero consecutiva, perché mi sono veramente rotta i coglioni. E qui, cioè, bisogna che qualcuno si accorga che la biblioteca chiusa è un fastidio, cioè che è un problema. Allora, io a questo punto lo rilancio così. Il 1° maggio presidio qua davanti in modo da informare cittadinanza e corteo. Io propongo 2 giorni di sciopero, martedì 7 e mercoledì 8 maggio, però con preparazione di assemblea lunedì 6 maggio, per cui di fatto chiudiamo per 3 giorni il servizio. Questo è un paese dove in generale il lavoro è stato umiliato in questi anni ed è stato umiliato con l'utilizzo continuo a cascata del sistema degli appalti. E guardate, so che parlo di cose che sembrano lontane, ma quei lavoratori che sono morti al cantiere dell'Esselunga a Firenze, o quei lavoratori che sono morti pochi giorni fa all'ottavo piano seminterrato di una centrale elettrica vicino a Bologna, erano tutti lavoratori che facevano tutt'altro, tutt'altra professionalità, tutt'altro mestiere, ma con tutti noi qua avevano una cosa in comune, chiarissima: erano purtroppo per loro il risultato del sistema degli appalti. Promesse di contratti migliori, promesse di benefit. Viene da chiedersi se davvero ci saranno delle tutele per questi lavoratori e se sì, quando e a quale costo.